Spara ad un uomo cacciatore ricercato. I carabinieri stanno cercando un cacciatore che nella tarda mattinata di oggi ha ferito gravemente un 47enne che gli aveva detto di allontanarsi dal suo campo a Vitiana, frazione di Coreglia. Il peschereccio Giumar verso il porto è atteso nella tarda serata di oggi l'arrivo a Viareggio del relitto del peschereccio affondato mercoledì scorso con a bordo Fabrizio e Nello Simonetti. Sradicano il bancomat ma non riescono ad aprirlo. Ignoti nella notte hanno portato via la cassa bancomat all'ufficio postale di Chiesa per poi abbandonarla in un campo vicino senza riuscire ad aprirla per l'immediato arrivo della polizia. Kedrion, eccellenza imprenditoriale toscana. L'azienda lucchese è stata presentata come una delle eccellenze farmaceutiche della nostra regione a roadshow di farmaindustria. Lo sport, il calcio, caduta senza fine. Sesta sconfitta consecutiva per la lucchese, battuta a Porta Elisa 2-1 da Pontedera dopo essere passata in vantaggio. Il basket, il Gesam Lemura vuole ingranare la sesta. Le biancorosse ospitano domani alle 18 al Palatagliate Orvieto con l'obiettivo di continuare la corsa al vertice. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque in primo piano la cronaca, questo grave fatto avvenuto questa mattina nei boschi di Vitiana, una frazione di Coreglia dove un cacciatore ha sparato volontariamente a un 47enne ferendolo gravemente al collo, 47enne che adesso è in gravi condizioni all'ospedale di Pisa e i carabinieri stanno ancora cercando il cacciatore. Vediamo il servizio. Gli ha detto di allontanarsi perché troppo vicino alle persone e lui per tutta risposta ha imbracciato il fucile e gli ha sparato. Sarebbe questa, secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, quanto accaduto questa mattina intorno all'ora di pranzo nei boschi di Vitiana nel comune di Coreglia. Un uomo di 47 anni, GB le sue iniziali, e il figlio di 18 stavano raccogliendo le olive in una proprietà immersa nel bosco. A un certo punto un cacciatore si sarebbe avvicinato e il 47enne lo avrebbe invitato a spostarsi più lontano. A quel punto il cacciatore avrebbe perso la testa e fatto fuoco contro l'uomo ferendolo alla gola. Il figlio è fuggito mentre il cacciatore avrebbe esploso alcuni colpi di fucile anche contro di lui senza riuscire a raggiungerlo e una volta lontano ha lanciato l'allarme. Nel frattempo il cacciatore ha raggiunto la sua auto e si è dato alla fuga. Il 47enne, ferito gravemente alla gola, è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Pisa, dove versa in gravissime condizioni, mentre sul posto si sono subito precipitati i carabinieri. A guidare le operazioni il comandante provinciale Marco Rosi e il comandante della compagnia di Castelnuovo Paolo Volontè. Posti di blocco e controlli a tappeto sono stati attivati dai carabinieri in tutta la Valle del Serchio, ma finora del fuggitivo non c'è traccia. E ovviamente se ci saranno degli aggiornamenti ve li forniremo nelle prossime ore. Ancora per la cronaca, è atteso per la tarda serata l'arrivo al porto di Viareggio del peschereccio Giumar, l'imbarcazione sulla quale erano a bordo Fabrizio e Nello Simonetti, affondata mercoledì scorso al largo di Viareggio. In queste foto che ci sono state inviate dalla Capitaneria vedete proprio le operazioni di recupero dell'imbarcazione. Cominciate questa mattina intorno alle 4 con la draga Alfredo, che ha iniziato le operazioni insieme ai sommozzatori della Underwater Service, la OB Mare e il personale della Guardia Costiera. Vi ricordo insomma, la vicenda: peschereccio affondato mercoledì scorso a 4 miglia e mezza al largo di Viareggio. Nei giorni scorsi è stato recuperato a Portofino il corpo di Nello Simonetti, 48 anni, ancora disperso invece Fabrizio Simonetti, 52 anni. E sempre per la cronaca andiamo a Massarosa, dove la notte scorsa ignoti hanno assaltato la cassa bancomat dell'ufficio postale di Chiesa. Sentiamo Roy Lepore.
Ignoti la notte scorsa hanno portato via il bancomat all'ufficio postale di Chiesa nel comune di Mastarosa per poi abbandonarlo in un campo vicino senza riuscire ad aprirlo per l'immediato arrivo nella zona di volanti del commissariato di polizia di Viareggio. I malfattori, mediante l'uso di un grosso carro attrezzi, dopo aver agganciato il distributore di banconote, hanno sradicato dalla sua postazione l'intera cassaforte postmat e si sono dati alla fuga. A dare l'allarme alcuni residenti svegliati dal rumore causato dai malintenzionati. Affacciato alla finestra, il carro attrezzi attaccato qui alla cassaforte che partiva andando giù a grossa velocità con la cassaforte attaccata dietro che ruzzolava. Il rapidissimo intervento sul posto delle volanti del commissariato di polizia di Viareggio e la chiusura delle ulteriori vie di fuga da parte di altre pattuglie hanno costretto i malviventi a desistere dalla loro azione e a fuggire nelle campagne, quando avevano già caricato la cassaforte sul carro attrezzi e si accingevano probabilmente ad aprirla in una strada secondaria nei pressi di Massaciuccoli. La precipitosa fuga a cui sono stati obbligati ha costretto i criminali a lasciare numerose tracce che sono ora al vaglio degli investigatori e che potranno essere utili per giungere all'identificazione dei responsabili dell'atto criminoso. Notevoli danni arrecati all'ufficio postale. Nei giorni scorsi sono stati rubati a Lucca e a Querceta dei carri attrezzi da concessionarie, da verificare se questi furti hanno qualche legame con l'episodio criminale della notte scorsa. Brillante operazione antidroga della Polizia Stradale di Viareggio, che ha bloccato e arrestato due cittadini extracomunitari sorpresi sull'autostrada 12 a bordo di un'auto sulla quale erano stati occultati 3 kg di hashish. La droga era suddivisa in 30 panetti da 100 grammi ciascuno, occultati in varie parti della vettura. La polizia di Lucca invece ha denunciato un ragazzo nigeriano di 25 anni che questa mattina ha minacciato di morte un uomo che lo aveva invitato a smettere di infastidire un'anziana signora chiedendole insistentemente l'elemosina. Avvertita del fatto dall'uomo minacciato, la polizia ha inseguito e bloccato il fuggitivo nella vicina via Bandettini. Adesso le buone notizie, parliamo di un'azienda della provincia di Lucca, la Kedrion, che è stata riconosciuta come una delle eccellenze toscane da Farmindustria. L'azienda biofarmaceutica lucchese Kedrion, leader nel settore dei plasma derivati, è stata presentata come una delle eccellenze farmaceutiche della Toscana al roadshow di Farmindustria, innovazione e produzione di valore. L'industria del farmaco, un patrimonio che l'Italia non può perdere. L'importante appuntamento, che si è tenuto a Rosia, in provincia di Siena, rappresenta un focus sull'eccellenza farmaceutica, enorme punto di forza per l'economia della Toscana, che vede un export di 1 miliardo di euro l'anno e 250 milioni di investimenti in ricerca e sviluppo. L'incontro senese ha visto la presenza come moderatore del vice direttore del giornale Nicola Porro e ha coinvolto molti rappresentanti del mondo dell'università e delle istituzioni, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarò e il presidente della Kedrion, Paolo Marcucci. Noi siamo una dinastia di imprenditori, però noi siamo degli imprenditori che di generazione in generazione ci poniamo il tema di come sviluppare la nostra presenza e di come continuarla in questo settore. Siamo nati nel biologico, abbiamo poi deciso di concentrarci sul settore degli emoderivati perché ritenevamo che fosse quello a maggiore crescita e che ci dava la maggiore possibilità di diventare player mondiali. Bisogna essere leader nei settori in cui siamo presenti, per cui questo è quello che pensiamo di poter continuare a fare. Da alcuni anni Kedrion ha raccolto la sfida lanciata dalla Regione per la creazione di una Pharma Valley toscana che sappia attrarre e mantenere investimenti come 150 milioni investiti sul territorio dall'azienda lucchese negli ultimi 10 anni e il nuovo stabilimento a Castelvecchio Pascoli che mira a creare 100 nuovi posti di lavoro. Il Centro Operativo Unificato della Protezione Civile a Pieve Fosciana è stato impegnato questa mattina in una esercitazione organizzata per ottimizzare le procedure di coordinamento degli interventi sul territorio in caso di terremoto. Prove di terremoto per il Centro Operativo Unificato della Protezione Civile di Castelnuovo a Pieve Fosciana. Si è svolta nei giorni scorsi, infatti, un'esercitazione mirata a ottimizzare le procedure di individuazione delle criticità sul territorio e del coordinamento dei soccorsi in caso di evento sismico.
coinvolte tutte le associazioni di volontariato del comune di Castelnuovo e Piave Fosciana per una simulazione che ha visto impegnata la macchina organizzativa e testato le procedure da mettere in campo per ottimizzare il lavoro dei soccorsi alla popolazione. È una simulazione realizzata all'interno del centro operativo unificato comunale di Castelnuovo, Arfagnana e Piave Fosciana. Quindi viene simulata in base ad un evento sismico tutta quella che è la funzionalità interna del centro operativo comunale. Questa mattina abbiamo attivato tutte le funzioni all'interno e in base alle verifiche delle aree di attesa che vengono fatte su due territori comunali arrivano segnalazioni di criticità che la sala operativa deve gestire ed organizzare. Lo scopo è proprio quello di coordinare l'intervento e di capire e riuscire ad organizzare il coordinamento di tutte le funzioni. Il PD torna a chiedere la statizzazione degli istituti musicali pareggiati con un emendamento alla legge di stabilità a prima firma del senatore lucchese Andrea Marcucci, presidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama. L'emendamento, spiega Marcucci, prevede anche un finanziamento annuale di 300 milioni di euro dal 2016 al 2018. Il nostro impegno a garantire il rilancio di istituti importanti per la cultura del paese come il Boccherini di Lucca. Tra gli altri emendamenti presentati da Marcucci, un altro riguarda direttamente la nostra provincia. Chiediamo un finanziamento annuale di 3 milioni di euro, sottolinea il senatore, per i festival, i cori e le bande penalizzate dal Fondo Unico dello Spettacolo, una situazione che riguarda tante istituzioni italiane e anche Opera Barga e Barga Jazz, due eventi culturali di rilievo che meritano di essere sostenuti. Prima abbiamo parlato di Kedrion, adesso parliamo di un'altra azienda, questa pubblico-privata, ovvero la GEAL, che ha festeggiato 20 anni di vita. C'erano tutti i vecchi amministratori e i sindaci che in questi 20 anni l'hanno vista nascere e crescere, ma anche gli attuali dipendenti e quelli andati in pensione. È stata una cerimonia sobria ma molto sentita, quella organizzata a Palazzo Bernardini per festeggiare i 20 anni della GEAL, l'azienda che gestisce il servizio idrico a Lucca. Azienda sana ed efficiente, hanno sottolineato le istituzioni chiamate a parlare, l'esempio migliore di un'impresa pubblica partecipata. E per il futuro, ha annunciato il presidente Giulio Sensi, ci sono progetti importanti. Negli ultimi 20 anni abbiamo fatto 40 milioni di euro di investimenti, per i prossimi 10 anni abbiamo messo nel piano 44 milioni di euro. Riusciremo a farlo grazie al fatto che oggi le tariffe coprono anche gli investimenti e grazie al fatto che GEAL insieme all'amministrazione comunale ha messo in priorità come intervento prioritario, diciamo, la risposta all'infrastrutturazione del territorio che manca, che è quella appunto della copertura fognaria in alcune zone. Detto questo, continuiamo a investire ancora nell'acquedotto. L'acqua è un bene di Lucca, un bene importantissimo, un bene di cui Lucca è diciamo ricca, ma che possiamo anche in questo senso valorizzare grazie anche al fatto che GEAL esporta tra virgolette acqua, cioè vende acqua ai territori di Pisa e Livorno, e questo è un elemento suo di forza molto importante. Attualmente i lavori stanno procedendo sulla via Morianese a Vicopelago e a Saltocchio. Nei prossimi 5 anni saranno 15 i milioni investiti, con priorità sull'Oltreserchio, il prolungamento di via per Sant'Alessio e il collegamento Nozzano-Pontetetto. A proposito di lavori pubblici, a San Quirico di Moriano questa mattina l'inaugurazione del nuovo ponte sul rio Isolella. Con una piccola cerimonia, con tanto di varo in stile marinaro, si è svolta l'inaugurazione del ponte che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha realizzato sul rio Isolella a San Quirico di Moriano per collegare la via provinciale di Moriano con le circa 15 famiglie che risiedono in via Percorteccioni. L'evento è stato organizzato, oltre che dal Consorzio, dal Comitato Paesano Murrius, che ha seguito tutto l'iter di progettazione dell'infrastruttura. L'opera carrabile è larga 3,60 m e ha una luce di 5 metri ed è stata finanziata con fondi della Regione Toscana. La realizzazione del ponte rientra in un progetto più ampio e complessivo per l'adeguamento dell'Isolella, che il Consorzio sta completando grazie a un finanziamento per un totale di 420.000 euro della Regione e del Comune di Lucca, con l'ampliamento del letto del rio nel tratto Corteccioni e Villa Ciurlo lungo la via Morianese.
Sicuramente è un'opera importante perché aumenta il livello di sicurezza di una zona che era sottoposta spesso a inondazioni o alluvioni, insomma, a frequenti problemi legati al corso d'acqua. Questo è il frutto di una collaborazione fra consorzio e comune che con i finanziamenti regionali sono riusciti quindi a togliere questa, come dire, ostruzione che era proprio la causa principale rispetto a quelli che erano i problemi delle abitazioni a monte. L'opera continua perché dobbiamo continuare appunto a ampliare la sezione del corso d'acqua, tirare giù ulteriori ponti che stanno quelli facendo da ostruzione fino a che appunto non sarà completata l'opera. Questo però era un pezzo fondamentale perché rappresentava il primo ostacolo al deflusso delle acque. Novembre, tempo di mondinate, ve ne segnaliamo due che si svolgeranno domani. La prima presso la sede degli Alpini in via del Colle a Piano di Coreglia, inizio alle ore 14, e l'altra invece si svolgerà a Lammari, organizzata dalla Corale Alfredo Catalani. In questo caso si comincia alle 14.30 presso il circolo parrocchiale San Jacopo di Lammari. E adesso, come ogni sabato, ascoltiamo il messaggio dell'Arcivescovo di Lucca, Italo Castellani. In questa settimana la Chiesa italiana, come sapete, si ritrova a Firenze, e ci sarà anche il Santo Padre, il Papa Francesco, attorno a questo tema, in Cristo nuovo umanesimo. Anche io parteciperò con 7 delegati, laici e preti della nostra diocesi, in Cristo nuovo umanesimo, come dire, e lo sentiamo tutti sulla nostra pelle, che viviamo un po' un momento di vita disumana da tanti punti di vista, soprattutto tutte le relazioni che viviamo. Bisogna uscire, bisogna ritornare a essere più uomini, umani, come ci insegna Gesù il Vangelo. Io voglio farvi una piccola, condividere con voi la piccola esperienza che proprio questa domenica inizia, inauguriamo ufficialmente, già da tempo è avviata, nella zona dell'unità del pastorale del Compitese, concretamente a Massa Macinaia. Questa domenica io stesso inaugurerò la bottega solidale 5 pani. Ma che significa? Significa che non sarà il solito pacco che viene dato alla gente, però ai italiani non che sono nella necessità, però la gente può andare lì, aiutati da una nutrizionista, scegliere quello che è bene, se sono i bambini oppure se sono gli anziani in casa, ma anche educarsi a fare la spesa, ne abbiamo bisogno tutti. E cosa viene donato gratuitamente? Pensate, da quello che voi famiglie portate in chiesa la domenica, e tanti generi alimentari vengono portati e continuate per alimentare questa bottega, chiamiamola così, solidale, gratuita, e nello stesso tempo pensate c'è anche verdura fresca. A Segromigno, il terreno della parrocchia, dei volontari lo coltivano e viene messo a disposizione. Pensate che ben 80 famiglie, quindi 300 persone, partecipano di questo servizio. Gratuità chiama gratuità e porta una nuova umanità. Chiudiamo qui la prima parte del TG, una breve pausa e poi di nuovo insieme con la pagina sportiva in primo piano l'ennesima sconfitta della Lucchese.